Quando arrivavamo alla stazione dell'Aquila, ai primi tempi non c'era nemmeno l'autobus per andare in fabbrica, perché la prima fabbrica era vicino alla stazione, forse 500-600 metri. Invece la fabbrica nuova era a 2 km e mezzo e noi dovevamo andare a piedi la mattina e la sera per andare in fabbrica, quindi a piedi. Mi ricordo un fatto molto particolare, che eravamo una decina di donne, fermammo un autobus alla stazione dell'Aquila per farci portare in fabbrica, volevamo un autobus che ci accompagnasse in fabbrica. Invece questo disse no, dovete andare a parlare col sindaco. Arrivammo al comune dell'Aquila e non ci volle ricevere. Quel giorno non ci ricevette e mi ricordo io come quei poverini seduti per le scale di quel comune dell'Aquila, ancora adesso ce l'ho l'impressione, a mangiarci il panino, perché avevamo fame, ci siamo mangiati il panino. Ma non è finita qua, perché poi abbiamo cominciato a fare le lotte per farci mettere l'autobus, abbiamo conquistato l'autobus che ci portava alla fabbrica e ci riportava alla stazione. E poi il contratto nel 72, 73, quant'era? 72, se non mi sbaglio, era brutto perché ci stava gente che non scioperava e noi lo sciopero interno, esterno, mezz'ora, ogni 2 ore, ogni 3 ore per questo contratto che era forse il fulcro della fabbrica, insomma, doveva essere. E ci sono stati gli arresti, ci sono state tanta pena. Mi ricordo la sera più importante, che arrivai io con una compagna. Con una compagna arrivammo alla stazione dell'Aquila, stavamo al giornalaio, questa qua mi disse andiamo al treno, ma allora eravamo 200-300 persone che viaggiavamo, già eravamo. E mi disse Pina, guarda, quello è il maresciallo del mio paese, qualcosa c'è che non va. E l'arrestarono davanti a me. E poi Pina strillò, andate al sindacato e andammo tutti là. Tante compagne sono dovute scappare, sono dovute andare a Roma a nascondersi, poi sono cominciate le lotte. L'accusa era che avevano fatto del male alle persone che non volevano scioperare, ma non era così. Del male no, comunque abbiamo fatto. Quello che è fatto. Mi ricordo che mia sorella dovette scappare perché era inquisita, diciamo, no? Però io no, non ho avuto, però sono stata sempre in prima fila, quindi non. A me non mi ha detto mai niente nessuno. Allora, le ragazze in galera sono entrate di venerdì sera. Pina è stata arrestata venerdì sera, poi hanno arrestato le altre, hanno arrestato anche una signora che aveva una bambina di 6 mesi e ce l'hanno portata alla TA. E noi abbiamo occupato, diciamo, simbolicamente la fabbrica, sempre in fabbrica siamo state, abbiamo fatto scioperi in continuazione, abbiamo bloccato la produzione, abbiamo bloccato tutto fino a quando non hanno ricacciato sta gente, 6 giorni o 7. De preciso, non mi ricordo. Ci sono delle canzoni che hanno fatto là dentro, ci abbiamo tutto, guarda. Ah, vabbè, cantavamo, sebbene che siamo donne, paura non abbiamo. Sebbene che siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle lingue, abbiamo delle belle lingue. Cioè, l'avete sentita, no? No. Hanno fatto, per esempio, quelle che stavano in galera, hanno fatto la canzone con l'aria di Avanti Popolo,
che stavano in galera, insomma, no? Tante canzoni hanno fatto, quella dello spazzacamino, il 30 di gennaio, nessuno se l'aspettava, arriva le denunce, dobbiamo presentarci davanti al tribunale, che cosa abbiamo fatto? Questo nessuno lo sa. L'arma dello sciopero per noi è ancora un diritto, però questo governo ce lo vuole levare. Insomma, ne abbiamo fatte tante. O delegata o non delegata, ero delegata, facevo parte del consiglio di fabbrica. 800 donne eravamo. Là, i reparti erano la maggior parte di donne, perché gli uomini, diciamo, su 5.000 persone ne erano 700, 600 di uomini, gli altri erano tutte donne. Perché? Perché facevano i lavori che potevano fare, diciamo, sono le donne. Io non lo so, ma questi come hanno scelto. Perché io facevo la saldatrice, mia sorella stava ai relè, gli altri lavoravano i cavi, quindi gli uomini stavano al controllo qualità, alla manutenzione, ma gli uomini erano tutti, diciamo, non si può dire, stava di una parolaccia veramente, è meglio che non la dico. Erano tutte persone che si facevano gesti dagli altri, dai capi, dalle cose. Qualche donna no. No, ci stavano gli uomini che il capo reparto li gestiva come gli pareva a lui, gli uomini, la maggior parte degli uomini. Invece noi donne no, noi quando dicevamo una cosa, no. Veramente, come sindacato abbiamo fatto pure dei scioperi che non dovevamo fare, ma l'aveva deciso il sindacato e siamo fatti, d'accordo. Alla fine siamo riusciti a fare. L'unica che ci ha potuto salvare forse, che ci ha dato un po' di respiro, è stato quando hanno eletto la Bellissario, Marisa Bellissario, che ha fatto l'amministratore delegato per la nostra fabbrica. E allora lei ci ha dato una mano, ci ha dato una mano, per la questione delle donne, per tutto. Poi è morta quella e è ricominciata da capo.